serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi li completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga, qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, siamo su All Gen, quindi la vecchia versione di gioco, ragazzi, perché vi voglio portare una chicca che ho scoperto, che era già successo anche parecchio tempo fa. Praticamente sapete quasi tutti che sono usciti due completi integrali nuovi, ragazzi, quelli ispirati alla Coca-Cola e quello ispirato alla Sprite, quello verde. Quindi, ragazzi, cosa mi è venuto in mente? Che magari facendo il merge, cancellando il secondo personaggio la vecchia versione, succedesse qualcosa. E il risultato, ragazzi, è stato proprio questo. Maschera rarissima, non selezionabile in game, e i loghi giapponesi, ragazzi. Quindi, per iniziare questo glitch, ci serve semplicemente avere... da creare il secondo personaggio. Se volete farlo su maschio, cancellerete la femmina. Se volete farlo sulla femmina, cancellerete il maschio. Quindi io ora voglio farlo sulla femmina. Vado alla selezione del personaggio. C'è sempre qualcuno che mi scrive, ragazzi. E una volta che sono alla selezione del personaggio, andrò a creare il secondo personaggio maschio, perché il primo, ragazzi, è femmina. Se avete il primo femmina, maschio, dovrete fare il secondo femmina. Quindi a sto punto, una volta creato il personaggio, il secondo personaggio di diverso sesso, ragazzi, con questo personaggio andiamo dal negozio di vestiti e andremo a comprare proprio quei due completi, quelli nuovi, quelli della Coca-Cola di cui parlavamo prima. Quindi andiamo su completi integrali, regà. E una volta che siamo qua, ne compriamo uno e lo salviamo, ragazzi, nel secondo slot scrivendo 1. E poi facciamo così anche col secondo. Quindi andiamo a comprare il secondo e lo salviamo nel secondo slot scrivendo 2, ragazzi. Quindi a questo punto ci allontaniamo, ci cambiamo un completo per fare il salvataggio forzato in basso a destra, la rotellina, quella arancione. E a questo punto dobbiamo andare, ragazzi, al creatore. Lasciate un like, lasciate un commento, condividete i miei video se vi piacciono, ragazzi. E una volta che siamo arrivati al creatore, andiamo su Crea una gara. Una volta che siamo andati su Crea una gara, andiamo su Tutorial. E iniziamo, accettiamo questo messaggio, ragazzi. Dopodiché iniziamo a spammare il tasto pausa finché non ci apre il menu di pausa. Una volta che ci apre il menu di pausa, ragazzi, andiamo su online, attenzione qua, e andiamo sulla selezione del personaggio. Ragazzi, qua state veramente attenti di una cosa. Quando andrete a cancellare il secondo personaggio, fate bene attenzione, perché se sbagliate alcuni passaggi in questo punto del glitch, fottete tutto. Vi voglio anche ricordare che se avete dei completi belli, di non fare questo glitch, ragazzi, perché tutti i completi sul primo personaggio si cancelleranno e rimarrà soltanto quello con cui avete iniziato a fare il glitch. Quindi a questo punto, una volta che siete alla selezione del personaggio, andate a cancellare il secondo personaggio, ragazzi. Fate ben attenzione. Adesso, raga, fondamentale, una volta che avete cancellato il secondo personaggio, dovete schiacciare cerchio o B se giocate da Xbox per andare in storia, ragazzi. Mi raccomando, perché se andate online fottete il glitch. Quindi a questo punto, una volta che siamo arrivati in storia, torniamo in una sessione a inviti, ragazzi. In teoria avremmo già il completo mezzo moddato, ragazzi. Come vedete, se andate a cambiare lo stile, cliccate, fate danno, ma vedete che esce già qualcosa. Quindi non dovete tocchignare niente appena spawnate, ragazzi, e appena spawnate dovete farvi invitare nell'attività merge, che vi lascio in descrizione qua nel video. Una volta che siamo dentro al lobby dell'attività merge, dobbiamo mettere completi salvati, fondamentale, se no il glitch non funziona. E una volta che siamo alla selezione dell'outfit, ragazzi, e sbadabam, avremo il completo moddato con i loghi giapponesi e la maschera, ragazzi,
quella dell'orso, che è rarissima, non esiste in game, non si può comprare. Quindi a questo punto ci mettiamo questo completo, ragazzi, con la maglia scura, dopodiché andiamo a startare l'attività. A questo punto, senza prendere le auto, ragazzi, quelle là modificate davanti, ma andiamo a prendere auto dei civili, perché sennò non ci fa entrare da ammunition, andiamo a salvare questo completo in un altro slot che abbiamo disponibile, tanto siamo pieni di slot vuoti. A questo punto, ragazzi, una volta che siamo entrati dentro Ammunition e abbiamo salvato il completo, non ci resta altro che quittare l'attività. E ragazzi, quando spawneremo online e sbadabam, avremo il completo moddato con i Jokers neri, ragazzi, con le caviglie trasparenti, la camicia con i loghi giapponesi rarissimi, solo con la regista si possono fare. Dopodiché abbiamo la maschera rarissima, anche quella. Adesso lo salviamo, ragazzi, in uno slot per non perderlo, e il gioco è fatto. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video e sbadabam, buona visione.